Ciao, sono Carlo Chirio, sono qui da Fuoritempo Strumenti Musicali per provare questo basso Metro Express della Sadowski. Si tratta di un basso fretless. Cosa significa fretless? Che non ha i tasti in acciaio che vengono messi sui bassi elettrici comuni. Questo fa sì che quando vado a premere sulla tastiera devo essere molto più preciso, perché non devo andare tra i due ferretti, ma proprio dove sarebbe il ferretto, quello inferiore, più vicino al ponte. Quindi in fase di studio si tratta di uno strumento molto più impegnativo, che si avvicina un pochettino al contrabbasso. Infatti anche come suono il contrabbasso lo ricorda anche abbastanza. Però a livello timbrico è ancora diverso come strumento. Infatti si dice solitamente che sia un fretless, per suonare bene debba miagolare, cioè avere questo attacco alle note più lento rispetto ai bassi tradizionali. È associato al miagolio, ma anche alla voce umana, e quindi questo fa sì che sia comunque uno strumento a sé stante e con delle caratteristiche che comunque lo rendono unico. In particolare, questo basso disegnato dalla Sadowski, io l'ho trovato molto miagolante e con una buona elettronica, che riesce ad andarmi a coprire diverse timbriche e quindi diverse intenzioni e quindi diversi stili musicali. Ad esempio, chiudendo gli acuti, un suono molto contrabbassoso, mentre invece aprendoli, vado a lavorare più magari in fase solistica, quindi facendo uscire più nel mix il suono, possiamo dire, alla Jaco Pastorius, che è quello che ha portato il nome del fretless in giro per il mondo. Anche il dosatore dei bassi lo trovo molto, molto efficace, te lo faccio ascoltare così senza. Molto scarico, mentre invece si può lavorare molto sulla dinamica e sulla timbrica. Come i jazz bass o la scelta dei pick-up, in questo caso sono miscelabili in posizione centrale, dove li utilizzo tutte e due, altrimenti andiamo più su uno o più sull'altro. Ultimo pomellino, il solito volume. Vieni a provare questo basso qui da Fuoritempo Strumenti Musicali, oppure se vuoi approfondire lo studio del basso fretless o del basso elettrico o eventualmente anche del contrabbasso, puoi trovarmi su www.carlochirio.com per lezioni private oppure anche online. Grazie e ciao alla prossima.